dispiace perché questa è una figura di merda. No, vabbè. Dai, Vimma. No, cioè, perché? Cioè, perché lei era veramente, in effetti la squadra ha fatto nulla per cambiare il risultato di questa partita, eppure si è preso un gol, secondo me. Ci ha fatto ben poco, è una squadra che non riesce a trovare la continuità, la figura di, mi spiace, la usata lei, la figura di merda e in cosa l'argomento. Questa è una partita che è iniziata dal punto di vista dell'atteggiamento in una maniera corretta. Alessandria dentro la partita è entrata con la voglia di vincere la partita. Ha proposto non so quanti cross perché ho smesso di farli contare e l'Albino Leffe è venuto qui per fare pareggio. L'Albino Leffe il primo tempo non giocava. Ho passato il messaggio ai giocatori, guardate che è troppo bello, guardate che c'è troppo controllo, perché in queste situazioni fa finire che prende una ripartenza e la partita gira emotivamente. La partita è girata non con il gol prima, su una ripartenza prima dove abbiamo salvato il calcio d'angolo, noi abbiamo avuto un approccio alla partita buono, è questo che fa arrivare la figura di merda. Perché ci siamo detti che con 4 partite in 10 giorni chissà se ricaricheremo le pile. Le pile abbiamo ricaricate, il problema è che dentro la partita non abbiamo letto che ho detto ai difensori prima della partita di non litigare, non nervosire gli attaccanti perché loro sarebbero venuti a non giocare e quindi di lasciare, non so, non mi viene il proverbio, ma non svegliare il can che dorme, lasciali lì tranquilli che sono venuti per fare pari. E noi avevamo il controllo del primo tempo in una maniera imbarazzante, si mettevano sotto il semicerchio, non siamo riusciti a fare gol, ma quello che mi fa male è non aver capito che questa è la partita che poi ti ripartono una volta gli episodi ti fanno gol. E soprattutto al 38esimo ho cominciato a dire di guardare il tempo, perché bisogna cambiare le giocate, quando arrivano 5-6 minuti dall'inizio, dalla fine del primo tempo, bisogna cambiare perché non bisogna rischiare, e questo mi fa male, e questa è la figura di merda. E ovviamente, la di merda l'abbiamo fatta noi, io per primo, il suo allenatore, la squadra, e soprattutto in casa dobbiamo vincere in casa, è il nostro dovere, siamo andati con la testa di vincere, i ragazzi hanno approcciato la partita bene, è questo che mi fa male. Ho chiesto, dato che a Sesto la fase offensiva non era stata sviluppata nella profondità esterna finale, ho chiesto di andare a fare i cross, perché dal mio left su 29 gol ne ha presi 13 tra calcio d'angoli e colpi di testa, un terzo dei gol. Abbiamo preparato la partita ad andare uno contro uno con Ciancio che rompeva con Zanini. Non abbiamo mai trovato una situazione di disequilibrio della squadra. Quando abbiamo la palla a noi, se facciamo degli errori e poi loro ci ripartono con un lancio lungo, con un cross sul secondo palo in questo modo, prendere gol. Non si può. Abbiamo fatto tanti sacrifici per trovarci liberi di testa. E poi dico sempre. Capisci l'importanza delle partite solo dopo averle giocate. L'ho detto 10 volte, non 2, sono poche, 10 volte. Questa è una partita da vincere. Oggi sono veramente fuori di me. Un peccato per... Se viene quello del mio letto, ti fa girare da destra a sinistra. Loro sono freschi, non hanno giocato e noi riusciamo a sempre in corsa, in fatica, e perdi la partita, dici porca miseria, ci guardiamo in faccia, ci sono stati superiori. Ma così non esiste. Avete giocato, cioè lei ha detto che avete preparato per il gioco aereo, infatti avete fatto tantissime, però quello che è mancato probabilmente allora è stato l'impatto della fase offensiva, perché gli attaccanti sono spesso stati superati o comunque anticipati. Funziona così,
il cross lo devi far bene e in aria ti devi muovere. Se fai 25 cross e prendono i difensori, una di queste due cose non ha funzionato. O tutte e due. O tutte e due. Oppure una volta funziona una e una volta funziona l'altra. Ma il senso di tutto è che è colpa nostra. Che colpa, non si può perdere una partita in questo modo. Non esiste. Vederla così però... No, ma sono sereno e lucido perché no, so come funziona, ma questa partita mi fa incazzare talmente tanto che non perché sono cose che avevo già visto, sono cose che avevo già visto e già detto. No. Il fatto che prima parlavi di fare gol, di studiare le cose per segnare, però Alessandria in casa sono 6 partite e mezzo che non segna, 6 intere più l'ultimo gol con la Gianna. Lo so che non c'entra niente, è una statistica, però è un segno, non lo so, una squadra che ha un blocco mentale di giocare davanti al pubblico. Io dico la verità, secondo me è solo l'ultimo quarto d'ora che hanno avuto un po' di frenesia e questo lo posso anche passare, ma prima no, io parlo di quello che è successo oggi, la partita, ma primo tempo, ma c'è da mangiarsi le mani, ma c'è da mangiarsi le mani. Ma siamo tutto 45 minuti di là. Sono venuti giù 2 volte con la palla buttata. Il gol non fatto è, come dice lei, una statistica, ma noi dobbiamo vincere in casa, dobbiamo vincere in casa. Abbiamo vinto 6, dobbiamo vincere in casa. Però un 6 partite e mezzo vuol dire che c'è. Questa squadra c'è qualcosa, insieme a tutto il resto. La settimana adesso, 3 giorni fa, abbiamo fatto 2 gol in una partita rispetto anche a prima, si sbloccano i 3. Bisogna capire, come dicevamo, no? Come arrivi in area. E a tirare in porta se tiri, se non tiri. Un ragazzo, dico, giocatore esperto, la palla che mi rimbalza da un corner ribattuto, la palla qui, se io tiro al volo invece di ridargli lui che fa il cross, quelle sono scelte, sono cose facili. Cioè, l'ultimo quarto d'ora ci ha preso la frenesia. Ma a proposito di scelte, invece, l'idea di mettere Soler come centrale e lasciare riposare, se vogliamo, Nichetti. Fisicamente non era al 100% e siccome a Sesto dai 3 difensori non era arrivato niente dentro il campo, non avevamo costruito dietro gli avversari, ho provato Soler che magari aveva un po' più di geometria e le caratteristiche sono simili. Michetti non era proprio al 100%, ho detto lo uso l'ultima mezz'ora che comunque è entrato bene. E appunto parlando dei subentrati, magari mercoledì c'era stato un buon segnale, chi è subentrato questa sera non è stato di nuovo particolarmente decisivo, mettiamolo così. Dovremmo parlare in maniera alternata, perché secondo me uno o due sono entrati bene, uno o due sono entrati male, quindi questo non mi piace. Di sicuro la squadra, ripeto, non ha fatto quel primo tempo, non ha fatto quel secondo tempo, il risultato è questo. Lei ha sempre detto, insomma, nelle sconfitte guardare anche il lato positivo per andare avanti. Forse prima di stasera ha sempre guardato avanti, non è sempre stato anche positivo, oltre a adesso. Ha ancora fiducia in questo gruppo, nelle prospettive che ci sono? Ma chi è che ti scrive queste domande? Allora, io il lato positivo l'ho detto adesso, l'approccio alla partita, la voglia della squadra di imporsi, ma di cosa stai parlando? Quando uno è incazzato, c'è anche la partita, hai buttato via una partita che avevi in mano e ti incazza, fine della storia. Oggi come oggi il lato positivo è stato che l'approccio alla partita, invece di arrivarci scarichi, siamo arrivati ancora dentro, con la voglia di tenere la palla, di fare, di giocare. Non va bene aver buttato via un'occasione del genere. Non va bene, ma non va bene, non va bene. Però mi stai dicendo il numero di cross che poi ho smesso di contare, appunto, in area però, magari di questi 25 che c'erano. Ma di più. Anche di più, ma un 70% non l'hanno anche fatti bene, ma in area non l'hanno quasi mai presa, né sia Fani, chi è salito, né, insomma... Ne sa Mele tanto quella volta che ha provato poi ho provato a cambiare qualcosa, a sostituire Samele, ho messo Gasol dentro il campo a fare il terzo attaccante, poi ho messo Semi a fine in costruzione, poi ho messo Carlis,
abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma quando tu passano dal lato corto dell'area di rigore 25-30 palloni, bisogna fare perlomeno tirar fuori delle situazioni pericolose. Non abbiamo avute, però ha tolto la volta che è uscito di piede su per quel retropassaggio non felice, che si è inserito bene per le grilli, tolto quella volta lì e una parata su un tiro di Mastali, Marietta. Ma che calci d'angoli, ma non so, sette calci d'angoli, ma bisogna far parare il portiere, poi mica sempre prendere la quella del corto, ma lì come tiri il calci d'angolo, veramente posso pensare solamente all'ingenuità di aver pensato, di aver sentito la partita in mano, ma le mie parole al ventesimo sono state troppo belle. La partita è troppo bella, questa situazione puzza. A questo punto? No, a questo punto bisogna continuare a pensare. No, cioè lei rimane fiducioso? Ma assolutamente, anzi, ancora di più. Ma perché ti incazzi quando tu credi che possa succedere, altrimenti direi, guardate, un'ingenuità clamorosa, non abbiamo livello, non possiamo vincere le partite. Ma no, ma no, ma noi siamo dentro col cervello a essere con la scimmia addosso, all'inizio della partita. Ma si capisce quando una squadra è dentro che vuol vincere la partita. Certo, fosse una squadra di metà classifica, cioè l'Alessandria e l'Albino Leffe, due squadre di metà classifica, per lei sarebbe questa partita normale. È una lezione che prendi e dici, quando attacco poi alla fine sento di rimanere la partita e prendo la tirata d'orecchio perché ho perso, sono un pollo. Questo è che bisogna dire. Quindi domani mattina penso di allenare. Domani riposo perché sono tre settimane che non stacchiamo, domani riposo. Anche se giocate venerdì. E riprendiamo lunedì. Lunedì? Ma dobbiamo essere incazzati. Come vi ritroveremo? Ecco, come vi ritroveremo? Incazzati neri, ma bisogna essere incazzati come l'altro. Abbiamo buttato via una partita. Questa sì che dico una partita in meno. Questa partita buttata via. Da noi. A noi. Anche tu sai che sono incazzati neri. Ma è normale, ma chi è che non è incazzato nero? Ma chi l'ha giocata la partita deve essere incazzato nero, tutti siamo incazzati neri, perché questa partita lì non si deve perdere così. Però, dette tutte queste cose, c'è il dato oggettivo del numero. Certo. I risultati di oggi dicono, ha perso anche la Prosesco, dicono che la quintultima ha 33 punti, cioè 14 più della Pro e 16 più dell'Alessandria. Oggettivamente ci sono i margini per andare a fare lo spareggio? Sono sincero, io penso a tirarmi via dall'ultimo posto, devo ragionare in questo modo, i numeri ci sono, i margini non margini purtroppo, finché la matematica lavora sul numero di partite io devo pensare a altre cose, io devo pensare che oggi la Virolet è venuto qui per far pari e noi non siamo usciti non solo a chiuderla, a non fare il gol, a non fare il gol dell'1 a 0, questa roba qua mi manda fuori di testa. E deve mandare fuori di testa i giocatori, ma deve mandarli fuori di testa alle 20:44 a Crema venerdì prossimo. Per me, grazie. Conti, non c'è nessun'altra domanda. Gli altri le avete fatte voi, quindi. Grazie.